Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi cercherò di spiegare per me che cos'è Bitcoin oggi e che cosa non è Bitcoin oggi. Partiamo con lo sfatare un falso mito che forse è dovuta da un'interpretazione sbagliata, ovvero il falso mito dell'anonimato. Bitcoin viene definito il denaro contante digitale e viene definito denaro contante digitale perché proprio come il contante avviene una transazione peer-to-peer, avviene una transazione tra due persone una davanti all'altra senza un intermediario. Quindi nel denaro contante io 5 euro lo do a chi ho di fronte senza un intermediario. Con Bitcoin nell'era digitale posso inviare del valore a una persona senza un intermediario. Però la similitudine deve finire esattamente a questo punto, perché nel mondo reale è il denaro contante il vero padrone dell'anonimato, il vero padrone del non lasciare traccia. Io devo fare un affare losco, vado a pagare la mazzetta a una persona che ho di fronte che non conosco, nome, cognome, non so da dove provenga. Lui prende questa mazzetta, prende e se ne va. Non c'è nessuna tracciabilità. Quel denaro contante che è stato scambiato tra due persone è sparito nel nulla. E si cerca di far pensare alle masse che anche Bitcoin funzioni così. Lo vediamo dal telegiornale, alcune testate giornalistiche, lo vediamo nel parlare comune delle persone: usi Bitcoin perché vuoi essere anonimo, usi Bitcoin perché hai qualcosa da nascondere, usi Bitcoin per comprare armi, droga, per fare degli affari loschi, ma non c'è nulla di più sbagliato. Partendo dalla definizione di blockchain, che viene definito un registro pubblico distribuito, dove le transazioni vengono scritte su questo registro pubblico distribuito e sono immutabili. Bitcoin funziona sulla blockchain, ogni transazione di Bitcoin viene scritta sulla blockchain. E quando noi andiamo a inviare del valore, supponiamo di voler andare a inviare un Bitcoin a una seconda persona, a un amico, un conoscente, non è che in quel momento esatto viene scritta la storia di quel Bitcoin che viene inviata, perché noi quel Bitcoin l'abbiamo ricevuto e ogni transazione dalla sua nascita, ogni Bitcoin dalla sua nascita è scritta sulla blockchain. Quindi quel Bitcoin che noi abbiamo nel portafoglio contiene una storia fino addirittura al blocco che l'ha creato, e dal blocco che l'ha creato ad oggi che lo teniamo noi nel portafoglio è scritto sulla blockchain, e quando noi l'andremo a inviare tutti gli invii successivi saranno scritti sulla blockchain, quindi è tutto tracciato. Se vogliamo definire Bitcoin possiamo dire che non è completamente anonimo, ma bensì pseudonimo, ovvero noi inviamo una transazione, i nostri nomi, i nostri dati vengono protetti da altissima privacy con uno pseudonimo, ovvero con il nostro indirizzo pubblico, una stringa alfanumerica. Quella stringa alfanumerica non contiene il nostro nome, però con gli strumenti giusti, se non andiamo a vedere Bitcoin nella sua totalità, si può andare indietro fino a risalire anche a una persona. Ci tengo a ripeterlo. Se non utilizziamo Bitcoin nella sua intera totalità, ed è veramente veramente difficile. E già questo fatto va a distruggere il paragone con il contante nel mondo reale, perché quei 5 euro che io vado a dare a un'altra persona, non so chi li ha detenuti prima, che cosa ci ha fatto prima, che cosa ha comprato con quei 5 euro prima. Non so nulla di quei 5 euro e non saprò nulla quando vado a dare quei 5 euro a quella persona, che cosa ne farà successivamente, che cosa ne faranno tutte le persone che terranno in mano quei 5 euro. Diversamente da Bitcoin, io posso capire che cosa è successo da quando è stato creato quel Bitcoin, tutta la sua storia ad oggi. Quindi sfatiamo il falso mito: Bitcoin è anonimo o no? Bitcoin non è anonimo, probabilmente è il network di pagamenti che conosciamo oggi più trasparente al mondo. Ovviamente, che cosa può fare Bitcoin? Può garantire un altissimo livello di privacy, ma non completamente l'anonimato. Bitcoin ad oggi è il network più trasparente al mondo e forse anche per quello che magari non lo accettiamo, perché lo vorremmo come un protocollo che sia meno trasparente possibile, ma purtroppo non è così. Ad oggi le persone devono abituarsi che la blockchain e Bitcoin sono il network di pagamenti, di scambio di valore più trasparente al mondo, dove ogni cosa è verificabile da tutti. Tutte le transazioni sono su questo registro pubblico, tutte le transazioni sono su questo registro pubblico, tutte le transazioni sono associate a degli indirizzi pubblici, quelli che noi andiamo a scambiare con amici, conoscenti, con persone che non conosciamo per farci inviare i nostri Bitcoin, ok? Che magari lì per lì non è associato al nostro
nome e cognome perché è pseudonimo, siamo protetti, la nostra privacy è protetta da quell'indirizzo, però chi ha in mano quell'indirizzo può vedere tutta la storia di quell'indirizzo, addirittura quanti bitcoin abbiamo. E anche per quello che in pratica con Bitcoin e molti hardware wallet lavorano così: ogni volta che noi andiamo a ricevere dei Bitcoin su un indirizzo, quando andiamo a condividere un nuovo indirizzo per farci inviare degli altri Bitcoin, l'indirizzo cambia al fine di preservare non l'anonimato, ma di andare a preservare la nostra privacy, perché se usiamo sempre un solo indirizzo di Bitcoin sulla blockchain, tutti possono vedere quanti Bitcoin abbiamo e tutte le nostre transazioni. Se invece associamo ad ogni transazione, ad ogni indirizzo, uno scopo e lo utilizziamo solo per quello scopo, chi va a controllare queste transazioni può solo vedere la storia associata a quell'indirizzo nel breve tempo possibile. Ed è anche per quello, se vogliamo preservare la nostra privacy il più possibile, cercare di evitare di scambiarci tra noi stessi Bitcoin. Io ho due indirizzi Bitcoin, due wallet che al momento sono slegati tra di loro, però nel momento in cui io vado a inviare dei satoshi da un mio indirizzo a un altro mio indirizzo, collego le transazioni, collego questi due portafogli e quindi vado magari a minare un po' di più la mia privacy. 6 minuti di pippone per dirvi: Bitcoin non è anonimo. Quindi quando qualcuno dice queste cavolate, sapete oggi cosa rispondere. Poi un'altra cosa che mi viene da pensare: Bitcoin è una moneta digitale, Bitcoin è riserva di valore. Oggi, e ci tengo a sottolineare oggi, bisognerà vedere poi a fine ciclo vitale di Bitcoin, ovvero quando smetteranno di produrle i blocchi, che cosa succederà. Ma ad oggi Bitcoin non si comporta come riserva di valore, non si comporta come riserva di valore per salvarci dal mondo reale, perché se no non staremmo ogni settimana, ogni mese, aspettare il giorno che parla la BCE, il giorno che parla la Fed, i tassi di interesse, le politiche macroeconomiche. Perché se fosse così una riserva di valore da salvarci dal mondo economico tradizionale, non staremmo a pensare a tutte queste eventuali catastrofi che potrebbero innescare anche l'innalzamento dei tassi della Fed. Dovrebbe slegarsi automaticamente da queste dinamiche. Quindi ad oggi Bitcoin non è una riserva di valore per come spesso viene inteso. Basta solo pensare alla storia che ci insegna: succede un evento macroeconomico che dovrebbe farci pensare, cavolo, abbiamo una soluzione, abbiamo un'alternativa, proteggiamo i nostri capitali, mettiamolo su Bitcoin. E invece quando succede un Covid, una guerra o qualsiasi altra cosa, i capitali da Bitcoin fuoriescono invece di entrarci. Ma se è così, protezione, riserva di valore dovrebbero entrarci. Quindi ragioniamo su questo fatto. Per quanto riguarda moneta, è una moneta, sfido qualsiasi azienda oggi, lasciando Lightning Network ancora in sperimentazione e lasciando gli sviluppi che ci saranno in futuro, vi ripeto, oggi in questo momento io azienda, come metodo di pagamento, non accetterei mai Bitcoin. Prima di tutti perché a seconda della congestione, del mempool, delle fee che si va a pagare per inviare una grossa cifra di Bitcoin, magari aspetto, se va bene, 10 minuti per il pagamento, oppure giorni, se non addirittura settimane. E come azienda non posso permettermi un'attesa del genere, perché non posso andare poi a verificare precisamente, finché non viene registrato quella transazione, se effettivamente mi è stata mandata il pagamento, senza contare la speculazione che c'è su di esso. Quindi io magari attendo un pagamento e nel momento in cui lo ricevo il valore di Bitcoin è sceso, come può essere aumentato, per carità, ma supponiamo che sia sceso. Quindi io come azienda come posso accettare un metodo di pagamento del genere? Perché lo dovrei preferire all'euro, al dollaro o qualsiasi altra valuta, ripeto, per ricevere un pagamento? Quindi Bitcoin ha fallito? Ha fallito nel suo intento o noi lo abbiamo interpretato male? Che cos'è oggi Bitcoin? L'unica cosa certa che Bitcoin fa oggi, che Bitcoin è oggi, è l'unica protezione che abbiamo del nostro valore contro la confisca, dei governi, contro una confisca di terze persone. Bitcoin non può essere confiscato. Puoi sapere governo, puoi sapere entità malevola magari quanti Bitcoin ho, ma dopo che sai quanti Bitcoin ho, non me li puoi confiscare. Quindi è l'unica arma imperfetta che abbiamo ancora oggi
contro la confisca. Quindi, al di là di tutte le congetture, che tu sia anonimo o che tu non sia anonimo, l'unica cosa certa ad oggi è che Bitcoin non te lo possono confiscare.